Che figura di merda! Anche questa sera ti sei fatto prendere a pallonate! Pure stasera ti sei fatto prendere per il culo! Un'altra prestazione ridicola, vergognosa, dopo che nell'ultimo periodo sembrava avessi cominciato a giocare a Hai pallone! detto bene, sembrava. Sembrava! Sembrava. Ma allora non era come ci sembrava, era un caso! Che No, non era fai un caso, prestazioni era un decenti! fuoco de paglia. Sono casualità, Un Fabio! fuoco de Sono paglia durato casualità! Sono pochissimo. casualità! Perché se tu stasera ti presenti a Milano, dove hai giocato i primi 5 minuti in maniera, non dico Dignitosa. dignitosa, No, ma dignitosa. No, manco! dignitosa hai Alla giocato. pari del Milano, ma è durata 5 minuti, ragazzi! 5! Basta! La partita della Roma finisce in quel momento. Il Milan, come ti ha preso le misure dopo 5 minuti, Al decimo te fa t'hanno gol. fatto un culo così. Al decimo te fa gol, la partita è Ti finita. hanno fatto una capoccia così. E ragazzi, io lo devo dire perché lo devo dire, non mi era mai successo in vita mia in una partita della Roma. Al minuto 60 hanno fatto il secondo gol. Io No, non pure presa vedevo prima, l'ora. cinquantacinque. Io non vedevo l'ora che finisse sta agonia, sta partita di merda! Andate a zappà! Se questi devono essere i risultati, perlomeno fate qualcosa di dignitoso nella vita, di sudato! Perché qua prendete milioni su milioni, il più scarso nostro piglia milioni l'anno, fa una vita agiata! E poi questi sono i risultati che dobbiamo vedere. Questo è lo schifo che dobbiamo vedere ogni settimana. Io non c'ho manco più la forza, È sinceramente, mancanza de di palle, è incazzarmi. mancanza di mordente, è Io non. mancanza di Ma io voglia. mi sono stufo Non pure di hanno cercare. voglia proprio di Ma io sono provarci. stufo pure di darmi una spiegazione, di dove giustificaste prestazioni, di cercare alibi, Andassero a assenze, fanculo che contro. mi hanno rotto i coglioni, non li sopporto Non ci. più! Io Non li veramente so sopporto più! proprio completamente ormai sfiduciato, non c'ho più veramente neanche la voglia perché mi devo incazzare per una cosa che a me, tanto per cominciare, non mi cambia l'esistenza, tanto per A dire. me me la rovina! A me l'esistenza me la rovina! Io non ci ho messo a rovinare la salute per vedere Io sono stufo queste schifezze! di farmi rovinare l'esistenza da una cosa di questo tipo, specialmente quest'anno, raga. Io non, veramente non me lo spiego più, non c'ho più neanche una domanda da potermi porre che poi me lascia pensare a una risposta. Non c'ho neanche più un'idea su quello che sta succedendo. Io so solo che veramente sono stufo, non ho più intenzione di arrabbiarmi, come ho già detto. Sei diventato nono. Io Eri sì, già nono. siamo. Mi sembra. Sì, eravamo già noni. Confermiamo il nono posto, benissimo così. E, io dico Io solo non ho un'altra parole, io non ho cosa. parole, io Io non ho parole. solo una volta quest'anno, sempre è successo, mi sono permesso di accendere i riflettori semplicemente sull'operato di questa squadra e dell'allenatore in particolare. Io oggi lo devo dire perché mi sento veramente non so più che pesci prendere. Ma è la prima volta che penso che Mourinho debba andare via. Non può Lo più essere. penso per la prima volta e lo dico a cuore aperto, ci metto la faccia, ditemi quello che vi pare, ma credo sia il caso che si debba cambiare allenatore. Siamo arrivati in un momento, ragazzi, Non puoi fare dove 29, ripeto, l'ho già detto alla fine del girone d'andata, 29 punti a fine girone d'andata è una cosa inammissibile. Continuare all'inizio del girone di ritorno, che per carità, voi mi direte vabbè, ma giocavate contro il Milan, eccetera. Sono d'accordo che ai fini del risultato una sconfitta ci può anche stare, ma dipende come arriva la sconfitta. È una sconfitta che è arrivata senza provare a fare nulla. senza storie, dall'inizio alla Non fine c'è della mai sta, partita, non c'è non sei mai mai stato stato in niente, discussione se niente. contro la Hai Lazio. pareggiato, scusa, mi stavo a dire, hai fatto gol per un'azione che è arrivata in maniera Casuale, casuale. casuale, te l'hanno concesso loro il calcio di L'andamento della rigore. partita della Roma è stato completamente casuale dall'inizio alla fine, a No, parte non quei è 5 stato minuti. casuale, è stato in balia dell'avversario, a parte i primi No, 5 minuti. dico Io non casuale ci ho. nel senso che noi di Non hai nostro fatto non un abbiamo fatto cazzo, non nulla. hai Per fatto un noi quello cazzo. che hai creato, quello che sei arrivato a creare, quel pochissimo che hai creato, per noi è stato frutto di casualità.
Non era frutto di azioni costruite, non era frutto di un gioco sistematico. Non ci era... ho mai avuto l'impressione io che la Roma potesse essere mai. In partita. Non ci ho mai avuto l'impressione. Cioè, io già sapevo dal momento in cui siamo passati in svantaggio. Ma lo sapevo già. 5 minuti dopo. Dal minuto zero, no, zero lo sapevi. 5 minuti dopo io sapevo, perché tanto è così la Roma. Passa in svantaggio, la partita finita. Ormai il copione è quello. Passi in svantaggio, provi o pigli il secondo o non lo pigli. Mourinho mette dentro 87 attaccanti, te se scoccia qualcuno nel mentre, a sto giro è toccato a Mancini e la partita comunque la perdi. Comunque. Questo è il copione nelle partite della Roma contro squadre che stanno avanti in classifica. Poi che la Roma me vince con l'Empoli, che la Roma me vince con altre squadre, io vi dico la verità ragazzi, non me ne frega un cazzo, queste sono le partite. Aspetta. Cioè, se cominci a perdere... Se perdi pure quelle, retrocedi! Però tu capisci bene che io vedo un'ennesima partita in cui non te la sei giocata. Non ci hai provato. Hai giocato in 9, manco in 10, perché Lukaku io non l'ho visto per tutta la partita. No, quelle due occasioni in fuori gioco, ragazzi, è stato capace di sbagliarle comunque. Sì, comunque. Ha toccato due palle un'altra volta, le sue, perché è la seconda, la terza, la quarta volta di fila, fino a qualche tempo fa. Lukaku ogni volta, ogni pallone che toccava, segnava, e comunque pure se perdevi la partita, perlomeno lui era sempre nel vivo del gioco, dell'azione, era quello che ti faceva la differenza. Si è ridimensionato anche lui, ma nell'ultimo periodo, ragazzi, non struscia più una palla. Se non è servito a dovere, che non c'ha l'appoggio dal... Fabio non riesce manco a proteggere più quella cazzo di palla, mi sembra sbagliato. Non hai capito, non puoi continuare a giocare in questo modo, siamo nel 2024, te prego, basta, non si può giocare semplicemente palla a Lukaku che aspetta la sponda, te capiscono, non ti permettono di arrivare in quella situazione, e poi mi dici che lui non si vede, grazie al cazzo. Ma manco più sponda, grazie al cazzo. Fabio, mo non è che io voglio da solo responsabilità. Non gli permettono di arrivare a fare la sponda, e questo che ti sto dicendo, non ti permettono di avere la situazione con Lukaku spalla alla porta che protegge palla e la smista, non arrivi a quella situazione. Allora devo capire ancora, per tanto è inutile ai fini del risultato, ma devo capire perché hanno fatto tirare a Paredes il calcio di rigore, lo devo capire. Non l'ho capito, non ho capito. C'avevi Lukaku, Pellegrini e Belotti. Io sta cosa la devo capire, sta cosa, qualcosa nello spogliatoio non va, perché non mi sembra che ci sia il controllo della situazione, perché ci stanno delle gerarchie, perché ci stanno delle cose predefinite. No. Qua arrivo io, raccattapallo, batto io il calcio di rigore, cioè sta cosa la devo capire, ma è ininfluente ai fini del risultato. Mamma mia. E poi ragazzi, ma veramente stiamo ridotti a dover guardare da spettatori non paganti, non parlo di me e di lui, perché noi pagavamo per vedere le partite. Loro che subiscono l'avversario vanno completamente in balia dal primo all'ultimo minuto. Io non dico nulla sulla prestazione del Milan, se non che hanno strameritato sta vittoria. Ah, ecco che stavo a dire sulla situazione derby. Se nella situazione derby, per gran parte della partita, soprattutto nel primo tempo, ho visto due squadre nulle. Esatto, da una parte la Roma che l'ha fatto un cazzo e la Lazio gioca e tu no. E questa, partita, per quanto poi la Lazio ha giocato quei minuti, ha fatto gol, ha creato le occasioni, alla fine è stato giusto pure quello del risultato. Il risultato non cambia, cioè è sempre una sconfitta per sì, noi. Sì, però sono caso. Due sconfitte diverse, questa fa ancora più male, perché se quella ci ripensi no, con senno di poi. A me fa più male quella del a derby. A me fa più male questa no, invece. No, a guardarla, perché ti sei fatto mettere le palle in testa dal primo all'ultimo. Ma perché non eri consapevole? Fabio, ma io le palle in bocca pure stasera. Io speravo, ma speravo speri in che? Speravo in qualcosa, speri cosa? Speravo in qualcosa, speravo in una squadra che ogni tanto ti dà fuori la non, prestazione. Non si reggono in piedi, ma cosa vuoi sperare? Dopo un derby che hai perso in quel modo, ma che cosa può uscirne fuori? Se non una sconfitta. Fammi capire. A che, però te posso a dire, che cosa lo sai che cosa attivare? Mi fa più male? Ecco, mi è rivenuto in mente, perché poi lo volevo dire e non mi ricordo se l'ho detto, ma non mi sembra che l'ho detto. Dal momento in cui casualmente arriva sto calcio di rigore, lo trasformi... Io ho visto un Milan che per qualche minuto è sbandato. È sbandato. Questo vi fa capire. E questa è la cosa che mi fa più male. Questa è la cosa che mi fa bestemmiare. Perché questo non è un Milan perfetto. Seppur contro di noi stasera, ragazzi, è stato nettamente più forte di noi. Ma un Milan imperfetto che c'ha qualche incertezza dal punto di vista psicologico, che basta che perdi una certezza, stava due gol sopra. Comunque stava ancora un gol sopra.
Hai visto quei momenti del... È durato poco perché poi tu sei un deficiente, sei un rincoglionito. Ovviamente poi loro c'hanno De Hernandez che te fa il 3-1. Ma in quei momenti tu capisci che non è una squadra che sta al 100%. Ma se tu perdi per manifesta superiorità con una squadra che sta al 65%, ma dove cazzo te presenti? Per questo ti dico, mi fa più male questa, no, e non il derby. Invece è per questo che ti dico che non potevi aspettarti un risultato diverso se non una sconfitta. È proprio per questo che te lo sto dicendo. Riparleremo della situazione Mourinho, perché è arrivato il momento di parlarne in maniera più dettagliata, razionale e a freddo possibile. Prendiamoci il nostro tempo, domani ne riparliamo. Però ragazzi, è arrivato il momento di dire: non si può andare avanti così, ragazzi. Io mi vergogno di vedere prestazioni così di merda. Prestazioni dove veramente sei in balia. Guardi gli altri in campo, tu assisti, ma non partecipi, non c'è proprio competizione. Sei passivo. È una vergogna e basta, mi sono rotto il cazzo.